Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua di nuovo su Decreum Motorfest. Guardate cosa ho ricevuto in regalo: la Toyota Supra GR Liberty Walk Edition del 2021. Guardate qua che spettacolo. E ho scelto questa livrea che avrà creato qualche player e secondo me ci sta veramente bene, tutta nera con queste scritte Liberty Walk, Toyota, Sumo, vabbè, queste cose qua. Come vedete in alto a destra abbiamo un livello Extreme 651 di 750, quindi ci manca giusto 99 per arrivare al massimo del livello e poi sarà ancora più uno spettacolo. Come vedete ragazzi, non si può fare granché. In personalizza possiamo solamente cambiare il colore e neanche i pezzi vanity, infatti ha già i suoi, vedete? Le gomme e i led sotto scocca. Livrea, come vi ho detto, ho scelto queste qua, top 100, c'è questa, ce ne sono tantissime, però ho preferito la nera che credo che sia quella più scaricata. Nulla ragazzi, in questo video c'è una seconda cosa ancora più stupenda di questa macchina, e che compreremo lo yacht più lussuoso di Decreum Motorfest, Lamborghini Technomar. Finalmente lo compriamo ragazzi, infatti come vedete ho pure i crediti in alto a destra, quindi non ci manca niente ragazzi. Poi cosa volevo dirvi più? Ho disattivato tutti i controlli, quindi non c'è né ABS, né SP, né TCS, né controllo trazione, non c'è niente ragazzi, appunto perché mi sto divertendo, voglio comunque giocare questo gioco senza controlli, infatti ho messo pure il tasto del freno a mano ed è uno spettacolo guidare questa macchina qua senza controlli, perché al momento ho provato solamente questo. Adesso ci facciamo un giretto e poi compriamo la Lamborghini, cioè il Lamborghini Technomar. Comunque si guida veramente bene ragazzi, e ripeto, cioè mi sto imparando a fare, vedete, i freni a mano qua nelle curve, e mi riescono ragazzi, pensavo peggio, senza controlli, senza niente, pensavo ok qua ci schiantiamo, invece vedete è abbastanza controllabile, poi se uno è capace di continuare a fare di continuo, ecco. Bella, non vi ho fatto vedere gli interni. Eccoli qua, vedete? Computerino con scritto Toyota Supra. Fantastica, veramente, veramente bella ragazzi. Non andare sulla mappa. Poi mi è successa una disgrazia ragazzi. Ho spanato la vite del volante. Infatti io questo video lo stavo facendo col volante. Va a vedere, ho spanato la vita e non si può avvitare, quindi non si può attaccare al tavolo. Quindi adesso o risolvo comprando questa vite oppure mi compro direttamente il supporto del volante, quello là di ferro che si mette a terra, così evito di avere quel pezzo sotto che si aggrappa al tavolo, perché quello già mi ha spanato una volta la vite ragazzi, poi mo pure questa volta, e sono due, e quelle costano 15 euro sul sito ufficiale, quindi non mi conviene proprio. Mi compro direttamente il supporto, così evitiamo tutti sti spostamenti, perché cioè sì, lo metto, poi lo levo, lo metto, poi lo levo, lo metto, poi lo levo, ed è normale che poi la vite dice ma che cavolo stai combinando, è normale. Perfetto ragazzi, proviamo qua. Si va col NOS. Mettiamoci qua in autostrada ragazzi, dopo ci facciamo una garetta o qualcosa, mo vediamo. Testiamoci un attimo la macchina qua, la massima velocità delle prestazioni che ho. Qua è senza NOS. Facciamo un po' caricare e ripeto, siamo sul bagnato, senza controlli, senza ABS ragazzi. Schiacciamo un po' questo NOS. Eh sì ragazzi, Bola, niente da dire. È uno spettacolo sicuramente. Comunque dai, non perdiamo tempo, andiamo a fare questo acquisto. Negozio, categoria veicoli, filtro, tipo, barca, e eccola qua ragazzi, Lamborghini Technomar 63. Abbiamo diversi colori, credo che siano tutti i colori ufficiali della Lamborghini. Allora io potrei azzardare o a farlo così, di questo giallo che sulla Lamborghini rende parecchio, oppure di questo colore qua ragazzi, ma penso che faccio questo colore qua, che è comunque quello là che si vede spesso pure nei video, e ce l'aveva pure Conor McGregor, no? Mi sembra. E quindi pigliamo proprio questo qua ragazzi. 214.000 crediti, boom.
Vai, 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 non ti preoccupare. Acquista tutto. Perfetto, l'abbiamo comprato. Lamborghini Technomar. Fighissimo, ragazzi. Personalizza, che possiamo personalizzare? Non penso, infatti, ragazzi. Wow, sì, abbiamo il NOS da poter mettere. Perfetto. LED addirittura, ragazzi, LED. Ma qua The Collection mi piace, ragazzi. Sta sempre bene questo qua, perché lo vedo come qualcosa di ricco, capisci? Qualcosa così fighissimo. Ok. No, non lo so, c'è qualche clacson? No. Vabbè, mettiamo questo qua, non ce ne fotti, ragazzi. Andiamo avanti. Adesso lo guidiamo, ragazzi. Finalmente lo stiamo per guidare. E non vedo l'ora. Perfetto, ragazzi, eccoci qua. Ho aspettato la bellezza di 20 minuti per far sì che diventasse mattina. E più o meno ci siamo, ma il tempo fa schifo. Non permette, secondo me. Comunque, eccola qua. Barca della Lamborghini. Lamborghini Technomar 63, vedete? Alcune rifiniture che fanno vedere la bandiera italiana, quindi sia sul tetto che nei lati. Fantastica, ragazzi. E come stavamo vedendo, vediamo un attimo gli interni, eccoli qua. Vedete? Interni della Lamborghini Technomar 63. Bellissima, ragazzi. Pure un bel sound. Mettiamola così, proviamo ad accelerare. Questa col NOS non è male, non è male, ragazzi, non è male. Bella, bella barca, bella veloce. Dovevo comprarla a tutti i costi, perché lo ripeto, non c'era su GTA. Ho detto, me la compro qua. Andiamo avanti. Ok, l'isola dei pirati. Oddio, c'è tanto da vedere qua su dei crew, specialmente in mare. Vediamola un attimo così. Eccola. Bella, e ce l'abbiamo noi e Conor McGregor. Comunque, che belle isole. Sicuramente ci faremo un viaggio qua, ragazzi. Sicuramente mi devo organizzare. Faremo qualche viaggio a modo nostro, tipo viaggio con gli amici ricchi. Queste cose qua le possiamo fare pure su The Crew. Comunque, queste. Un attimo il visuale lontano. Niente di che, ragazzi. Non sono un amante delle barche, però la volevo comprare a tutti i costi, perché credo che sia bella da vedere. Peccato che non riesco a fare una garetta, ragazzi. Cioè, ancora non ho capito come si fanno le gare, sinceramente. Qua sì, c'è qualcosa, però vedi i requisiti, mi devo comprare questo, secondo me. Vedi i requisiti, ok? Vedete, mi devo comprare questo per fare la gara. Vabbè, piano piano poi ce la facciamo. Invece qua, dettagli. Made in Japan. Vogliamo provare? Non l'ho mai fatta questa gara Japan, eccetera. Vediamo. Forse si drifta, non lo so. Ah, ragazzi, mamma mia. Era riuscito bene, ma poi se n'è andato un po' come voleva la macchina. Rallentiamo, ragazzi, che dobbiamo girare. Oddio, sarà divertentissimo. Sarà divertentissimo. Comunque, ho completato tutta la serie di Liberty Walk per iniziare. Boh, vediamo un po' cosa ci fanno fare. Vediamo un po'. Ah, boh, sì. Sta a posto, mi fa vedere un po' il Giappone. Sicuramente le macchine giapponesi, l'Honda, ok. Va bene. Vabbè, questo poi ve lo vedete da soli, ragazzi. Non ve lo voglio spoilerare. Intanto vediamo noi cosa dobbiamo fare. Ok. Ah, ok, una nuova playlist Made in Japan. Perfetto. Facciamoci subito la prima garetta che sta qua vicino e vediamo un po' in cosa consiste. Dai, a posto.
Ok. Spostamento rapido al container sbloccato, va bene. Vediamo un po'. Ok, qua vicino dobbiamo andare. Non c'è manco bisogno che faccia il taglio, andiamo direttamente con questo. Vabbè, qua c'è il premio, come sentite. Stavolta si è girato. Speriamo che non ci fanno fare qualche derapata o qualcosa. Ok. Vediamo un po'. Veicolo in prestito Honda NSX. Perfetto, andiamo avanti. Obiettivo limite posizione da arrivo 3, va bene, dai. Quindi una gara contro altre macchine. Bene. Bene, ragazzi. Vabbè, proviamo. Sto pure senza controlli, eh. Se vola, se vola. Proviamo. Oddio. Non usiamo ancora il nostro. E lo usiamo ora, ragazzi. Guarda l'Honda NSX. Che figata la mappa. Soprattutto, ragazzi. No. Non facciamo cazzate, ragazzi. Perché ti vieni da fare la cazzata, capito? Nel senso il freno a mano, queste cose. Ma cerchiamo di evitare, voglio vincere sta gara, capito? Buono. E dove andate? Poi c'ha pure un bel sound. Facciamo attenzione qua. Buono. Mi sa che dura poco questa gara. No. Buono, va bene. Io ci voglio sempre provare a fare il freno a mano, è più forte di me. È più forte di me. Ok. Buono, buono. Guarda che curva là sopra, mamma mia. Qua si frena parecchio, ragazzi. Non male, non male. Non male, ce la stiamo cavando veramente bene. Ok. Oh. È riuscito abbastanza bene questo freno a mano, più o meno. Madonna mia, ragazzi, ci stiamo prendendo la mano, Vai, 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 che ce la facciamo. Ottimo, e abbiamo vinto. Tiro. Mannaggia, in serio, ragazzi. Ma arrivo da qua. Ma che scemo che sono, stavo perdendo. A posto, ragazzi, altri soldoni per noi.
Dopo c'è la Nissan Skyline come auto da usare. Veicoli. Facciamoci un giretto. Capisco perché non c'è più l'Abarth. Apriamo un po' questo. Ecco, questo si drifta. Vabbè, nulla ragazzi, io finisco qua il video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Poi nel prossimo video facciamo altre cose, compriamo altre cose, arriviamo a 1000 like e facciamo il secondo video. Bello a tutti ragazzi.